Nell'eterno duello fra virtù e fortuna, copyright il segretario fiorentino per eccellenza, i neroverdi cominciano a prevalere sulla cieca sorte con ammirevole assiduità. Così, dopo aver sbancato Matera, espugnano con forza e merito anche il Città degli Ulivi, schienando una pur combattiva putiolana, e finalmente si tirano fuori dalle sabbie mobili della zona play-out, almeno per ora. Mister Valeriano Loseto sceglie Petrarca fra i pali, Sillette Gianfreda insuperabili bastioni, Larghi, Tangorro e Chiaradia, in mediana Clemente Spinelli a menar le danze, Taurino a fiammeggiar talento e idee per Figlioli e Maffei. Il collega Salvatore Marra risponde con Lamberti in porta, i navigati Varchette e Avella nel mezzo del reparto arretrato, Gatto e Di Palma stantuffi esterni, Grieco ad inventare per Esposito e Guarracino. Tre minuti e l'ex numero 10 aggira la difesa e spara alto. Al quarto d'ora, acrobazia di Maffei, murata dai napoletani. Minuto 17, lo scatenato centrattacco non arpiona di un non nulla, un pallone calibrato dal fantasista Tarantino. Viluppo Lao Conteo fra Avella e Gianfreda, Cerea resta silente. Poco prima della mezza, saetta di Maffei su piazzato che frantuma il legno, flebile poi l'esterno al volo di Tangorre. Incornata ravvicinata di Dascia poco dopo la mezza e guizzo miracoloso di Petrarca che smanaccia sul fondo. Ancora blinda il cuoio Petrarca su artiglio di Avella. Al 39esimo, rasoterra di Taurino da sinistra e Maffei viene trebbiato da Varchetta. Dal dischetto il fantasista gela Lamberti, spiazzandolo. A due dall'intervallo, folgore di Gatto, Pippo doma il pallone. Nella ripresa i campani osano, i leoni controllano e pungono in contropiede. Fioccano infatti chance per i padroni di casa, come con Palazzo al nono, due volte schermato dai putiolani. Al quarto d'ora, imbeccato da Loris, Maffei beffa Varchetta e prova il bolide, invano. Un attimo dopo, ancora la punta, colpisce senza effetto al lato. Ultimo minuto di gioco regolamentare, Moscelli, ipnotizzato da Lamberti, cestina un'opportunità gigantesca. In pieno recupero, Capitan Palazzo, pertinace, graffia il cuoio ad un nugolo di avversari e impallina l'estremo ospite. Finisce così col secondo successo consecutivo per i ragazzi terribili di Loseto, che rifiatano e si preparano a vendicare domenica prossima la sconfitta agostana di Coppa col Molfetta.